questa serata avrà la caratteristica di un interscambio fra utenza e animatori della serata, cioè tutte le persone che vedrete qui, indipendentemente dal fatto che siano persone che intervengono, performers, musicisti, sono tutti utenti della biblioteca provinciale La Magna Capitana. Si è svolta nell'Auditorium Santa Chiara la manifestazione La biblioteca è una cosa seria, organizzata nell'ambito delle iniziative del BiblioPride 2014. Una serata pensata per provare a rispondere alla domanda su quale sia l'importanza delle biblioteche al tempo della Spending Review. Presentate da un brillante Enrico Ciccarelli, si sono alternate sul palco le testimonianze di intellettuali e di amici della biblioteca, che hanno raccontato le loro esperienze di studio, di ricerca e di svago legate appunto al mondo delle biblioteche. Saverio Russo, Gaetano Cristino, Michele Trecca, Gianfranco Piemontese, Massimiliano Arena, Michele Ferri, Sebastiano Valerio, Stefania Labella, alcuni dei nomi degli intervenuti, che si sono alternati con le performance del coro giovanile Down Umberto Giordano, diretto dal maestro Luciano Fiore, delle sassofoniste Chiara Parisi e Francesca Papa, degli attori Maria Pia Tavano e Giorgio Castriota, della scrittrice bibliotecaria Roberta Iarussi. Una festa della cultura e della partecipazione, promossa dall'Associazione Italiana Biblioteche e organizzata dalla Biblioteca Provinciale La Magna Capitana e dal Sistema Bibliotecario dell'Ateneo Foggiano. E invece quel giorno, per qualche ragione, si precipitarono di nuovo giù dai gradini, girarono l'angolo e la regina li sentì abbaiare a squarciagola in uno dei cortili. La biblioteca circolante del distretto di Westminster, un grande furgone come quello dei traslochi, era parcheggiata davanti alle cucine. Era un'ala del palazzo che a sua maestà non era molto familiare e certo non aveva mai visto la biblioteca parcheggiata lì vicino ai bidoni della spazzatura e neppure l'avevano mai vista i cani, il che spiegava tutto quel baccano. Così la regina, non essendo riuscita a zittirli, salì gli scalini del furgone per andare a scusarsi. L'autista, seduto di spalle, stava attaccando un'etichetta sul libro e sembrava che l'unico frequentatore della biblioteca fosse un ragazzo magrolino con i capelli rossi e un grembiule bianco che leggeva rannicchiato nel passaggio. Poiché nessuno dei due aveva notato la nuova arrivata, lei tossicchiò e disse: «Ci spiace per questo tremendo chiasso». Al che l'autista si alzò di scatto e batté la testa contro lo scaffale dei dizionari, mentre il ragazzo balzò a sua volta in piedi, ribaltando Fotografia in moda. La regina si affacciò allo sportello